Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di MasterBrap. A grande richiesta andiamo in onda con la seconda puntata di nuovo format con un'altra fantastica ricetta. Vi annuncio che presto vedrete anche me dietro i fornelli, ma per il momento non voglio svelarvi tutti i miei trucchi di mestiere, sennò poi siete troppo avvantaggiati, e quindi ancora una volta mi affido a miei amici per illustrarvi la ricetta. Oggi tocca a Mariella De Muro, grande esperta in preparazione di dolci, che vi mostrerà passo passo come realizzare una torta di Kinder Pinguì. A te la linea, Mariella. Ciao, sono Mariella. Oggi preparo con voi la mia Kinder Pinguì. Ci occorrono 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di farina, 40 g di cacao amaro, 60 ml di olio, 50 ml di latte, una busina di lievito. Mentre per la faccia e per la copertura 120 g di cacao amaro e 200 ml di panna. Procediamo. Inseriamo le uova con lo zucchero. Una volta versata tutta, inforniamo a 150-160 gradi per 40 minuti più o meno. Allora, mentre aspettiamo che la torta raffredda, prepariamo la glassa al cioccolato per mettere sopra e per fare la bagna. Mettiamo 30 ml di panna da montare fredda e 30 ml di latte. Versiamo nel pentolino con 60 g di zucchero. Accendiamo. Facciamo sciogliere lo zucchero nel latte e nella panna. Mescoliamo pian piano finché si scioglie. Non fatelo bollire molto, si deve solamente sciogliere. Quando si è tutto sciolto, versiamo i 120 g di cioccolato che abbiamo tritato. Un po' per volta, continuiamo a mescolare. Dopo che abbiamo versato il cioccolato, mescoliamo a fuoco basso basso. Quando si è sciolto spegniamo e continuiamo a mescolare. Lasciamola riposare un po'. Allora, la torta preparata. La panna che è rimasta l'abbiamo montata, ora proviamo a farci la torta. Io la ricopro con il cocco. Allora, una volta coperta, mettete in frigo per un paio di ore e poi potete servire.
Spero che la torta vi piaccia, provate a farla. Grazie Mariella per questa fantastica ricetta. Sono sicuro che molti vorranno prendere spunto, magari però senza esagerare troppo è meglio, visto che molti, me compreso, siamo ingrossati come maiali in questi ultimi tempi. Per oggi è tutto dalla cucina di MasterBep. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le novità. Arrivederci alla prossima puntata.